sport di squadra, è uno sport dove conta molto anche il lavoro della società, però è il Napoli di Conte, quindi quest'anno sarà molto caratterizzante la sua figura, è molto caratterizzante la sua figura perché è una figura, come sappiamo bene, che è uscita dall'ambito tecnico-tattico, dove lui sta facendo un ottimo lavoro, ma è andata anche su un ambito manageriale, no? Lui è Esatto. quello che ha trattenuto due giocatori che stanno facendo bene, benissimo, Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ha voluto Lukaku, insomma, ha voluto i due scozzesi, Sì. ha partecipato al mercato, De Laurentiis, Manna, tutto quello che vogliamo, però insomma la sua impronta c'è un po' dovunque, non solo nelle cose di campo, e quindi è più di un allenatore, quindi si può dire che questo è il Napoli di Conte. Da una cosa ad un'altra che c'entra poco, in parte c'entra però, perché Conte sdoganò anche, rendendolo effettivo, ufficiale, definitivo, l'ok alla partenza di Osimhen, perché disse: Sì. Osimhen è già un affare chiuso e spetta alla società. Però una curiosità che va oltre le vicende e il peso manageriale di questo allenatore, che è eccezionale nella lettura delle partite. Ci fosse perché te lo chiedo? Perché tantissima gente mi incontra o mi chiama o mi scrive dicendo: se ci fosse stato Osimhen, con Conte avrebbe Ah, fatto, quest'anno qui. sarebbe stato attaccante da 40 gol. Osimhen avrebbe cambiato qualcosa nell'idea tattica del Napoli di Conte? È chiaro che parliamo di niente, perché non lo sapremo mai, Non lo ma sapevo mai, quello che sappiamo è che quando sei basso, e qualche volta il Napoli è basso, blocco basso, avere uno che gli puoi buttare la palla lunga non è male, e te la va a creare lui la situazione con la sua velocità, con la sua capacità di andare a fare la guerra contro tutta la difesa avversaria. E in questo sicuramente Osimhen poteva dare qualche cosa di più in questa situazione che ho descritto. Nella situazione di sponda, di muro su cui appoggiarsi per andare a cercare gli 1-2 per inserirsi, Lukaku ha qualità diverse, superiori. Quindi dipende dalle situazioni di gioco. Mai nessun giocatore è nettamente meglio di un altro. Osimhen a Napoli l'abbiamo avuto nei migliori anni, al netto degli infortuni della Coppa certo. d'Africa, quando è stato disponibile l'abbiamo avuto nei migliori anni della sua carriera. Lukaku lo abbiamo in questo momento bene, sta crescendo di nuovo, ha fatto una gran partita a Milano, però non nei migliori anni della sua carriera, che Però Paolo, perché ascoltavo con attenzione le parole di Kvaratskhelia, magari fatemi vedere anche il virgolettato di Quiccia a proposito di Lukaku, ne esalta la centralità di uomo squadra sì, di questo è Lukaku, cioè importante. da questo Questo sì, punto di ah, questo vista. sì. Al di là ora del campo, dici Al tu. di là del Al di là del campo. campo è carismatico, è uno che si fa ben volere dai compagni. Non che non si facesse ben volere, perché sennò poi rischiamo di essere interpretati male, però era un po' una scheggia impazzita, era Esatto. simpatico ma non era leader. Era Sì. leader trascinatore in campo, ma non era leader di spogliatoio. In alcuni comportamenti non era proprio leader, invece Lukaku lo è. Andiamo con ordine, caro Paolo. Siamo in diretta sulla pagina Facebook di Canale 8. Come sempre, gli estratti particolari saranno poi riproposti anche sulla pagina Instagram, su quella TikTok. Però attenzione, ho una richiesta, più che una richiesta, è un Un invito e un suggerimento, sì. suggerimento. Grazie, un suggerimento. Canale YouTube e Canale 8 Napoli. Volete avere la notifica di quando siamo in onda? Registratevi. Appena parte Molto la diretta semplice. YouTube vi arriva una segnalazione e Questa sera potete. abbiamo Esatto, tardato di perché qualche qualche minuto minuto. più tardi qualcuno può aver pensato, invece non dovete stare lì a rientrare, a rientrare, a rientrare su YouTube, a scrivere Canale 8 Napoli, è inutile, vi arriva la notifica direttamente, quindi registratevi. Benissimo, andiamo al telefono, poi dopo parleremo anche della vicenda contrattuale del rinnovo di Kvaratskhelia, perché le parti si sono incontrate a Milano con questo Jugeli, Mamuka Mamuka Jugeli, Jugeli. che è un personaggio particolare che segue Kvaratskhelia, che fa i suoi interessi, ha incontrato Manna, le parti, stando alla cronaca che viene rilanciata, si incontreranno di nuovo, però in linea di massima si è capito qual è il problema e noi ne abbiamo Abbiamo parlato, la parlato. clausola rescissoria. Non perché siamo chissà che detective, perché mettiamo le microspie quando si incontrano, perché era abbastanza facile, perché una regoletta non scritta del calcio è che all'ingaggio devi moltiplicare per 10, quindi se il Napoli sta offrendo, starebbe offrendo, lo dicono tutti, 5 più bonus, quindi si arriva a 6, puoi chiedere una clausola Che va oltre i 100, no? che va oltre i 100, giustamente loro da parte loro non sono d'accordo, quindi è un tira e molla, vediamo se indovinano il prezzo giusto. E quando mettono la clausola, secondo me, poi, nel momento in cui individuano la cifra della clausola, a Kvaratskhelia faccio la domanda banale, conviene guadagnare 1,8 o 6 quest'anno? Beh, Conviene 6, no? assolutamente. Chi c'è in linea? Pronto? Buonasera, sono Pasquale da San Cesare Residano.
Gran piacere di ritrovarti. Ciao Pasquale, ti ascoltiamo. Grazie anche a me. Allora, vorrei fare domande se possibile. Prego. Ok, la prima. Soffermandomi sulla partita, la penultima partita disputata del Napoli, cioè Napoli-Lecce di sabato. A me ha colpito molto quando a fine partita Conte è andato a abbracciare, o meglio dire a congratularsi con Dorgu, Sì. un eventuale interessamento per questo terzino del Lecce, terzino sinistro, ma che può essere impiegato anche sul fronte opposto, cioè a destra, e anche come ala. Significa una bocciatura verso Spinazzola? Questa è la mia domanda. La seconda, Falle tutte e tre, poi ti rispondiamo. La prima Dorgu, vai. come sempre, diciamo. La Sì. seconda riguarda la partita di Gonge. A me non è piaciuto, Ok, tanto è la vero partita che di poi Gonghe. Ah, Gonge, Gonghe, stiamo parlando di Milan Napoli, non si è giocato. no, no, Sto beh, no, scherzando, è una battuta, è una no, battuta. cioè, capisco, diciamo, che magari voleva l'altra partita. Senso, quando guarda invece Gonge o Sì. Gonge, a me non è piaciuto sinceramente come sostituto di Politano, tanto è vero che Conte l'ha sostituito durante la partita, salvo poi fargli i complimenti durante la conferenza stampa post-gara. Personalmente, come vedreste Orsolini del Bologna come vice Politano? A Allora, Dorgo, me Orsolini. come vice Anche su un Politano. gongo mi piace, su un gongu, su Gonghe. un gong E mi piace fare un torniamo a focus. Napoli-Lecce, va bene, la terza Vai. pure c'è. Sì, esatto. Ovviamente magari facendo un La cambio terza è su Conte Napoli-Como, Orsolini. sicuramente. No, no, Sto no. La terza scherzando, non è la schifo. qua, se non dico alla mano. La terza invece è una doppia critica che faccio, sia a Conte che all'opinione pubblica, diciamo, sui Finalmente. giornalisti e tifosi. Allora, per quanto riguarda Conte, secondo me sbaglia la comunicazione. Cioè, questo fatto di nascondersi dietro il fatto che Napoli non lotta per lo scudetto, ma l'obiettivo è solo la qualificazione Champions, secondo me è sbagliato. Una Ok. squadra che ha speso 150 milioni e che è quindi in classifica dopo 10 giornate, secondo me ha il dovere di lottare per lo scudetto. Quindi Conte non deve dire frasi, secondo me, poi è libero di dire quello Non ti che piace che non lo vuole, dica, va bene. frasi tipo ci piacerebbe entrare Vabbè, in abbiamo capito, Europa non ti dalla preoccupare. porta principale. Chiaro. Secondo me deve dire lottare per lo Va scudetto, bene. che non vuol dire vincere. Ah, è Invece, quando chiaro. guarda Ma la critica. l'opinione pubblica, qual è la nota che sollevi all'opinione pubblica? Eh sì, questa è una menzione, invece questa critica che faccio, sia ai giornalisti e ai tifosi, ma soprattutto ai giornalisti, è questo fatto di dire che l'Inter la favorizza. Cioè, non ci dimentichiamo che l'Inter è vero che l'anno scorso è arrivato a 40 punti davanti a Napoli, ma è anche vero che 2 anni fa, quando Napoli ha vinto lo scudetto, l'Inter è arrivato a 20 punti dietro a Napoli, che sono comunque Quindi tanti, una via di divertendo. mezzo, allora, tra i 40 e i 20, Vabbè, Vabbè, ma infatti non è. no, e secondo me l'Inter 2 anni fa, quando andò in finale di Champions, aveva anche una squadra più forte di quella di adesso, perché non aveva Thuram, è vero, però aveva Lukaku e Dzeko. Ok? Grazie Pasquale, Va ti rispondiamo bene. anche perché hai per ora monopolizzato l'inizio, questa Sì. parte iniziale, con tutte considerazioni interessanti. Dorgu, ti dico una cosa, Paolo, che ho ascoltato, ne parliamo il lunedì da Montervino, che a un certo punto si fa, no, scappare, però a bassa voce dice, per me Dorgu, perché c'era Giordano che diceva il suo pallino di Gulam, ovviamente Gulam è stato uno degli esterni mancini più forti, no, della storia del Sì. Napoli, e Montervino gli dice, Dorgu è nettamente superiore, cioè Dorgu è destinato a diventare più forte di Gulam Vabbè. con un impiego variegato, perché è basso, può giocare alto, può giocare a destra, come diceva Pasquale, ma lo sanno già tutti, o no? Allora, Dorgu, ragazzi, non, vediamo quando completerà la sua maturazione da un punto di vista anche tattico, però è un giocatore con potenzialità tecniche e fisiche di primissimo ordine. Altro non voglio dire, di primo ordine come potenzialità tecniche e fisiche. A livello già secondo me di Udoge, no? Che è andato al Tottenham, a quel livello lì può arrivare ben Ecco, presto. per questo ti dicevo, ti chiedevo, lo sanno già tutti? Lo sanno tutti, sì, lo sanno Quindi. tutti, quindi quando lo sanno tutti diventa più difficile prenderlo, però il Napoli può riuscire a farci. Poi lui diceva bocciatura per Spinazzola, se le cose vanno avanti così, io poi no, stiamo parlando di gennaio o di giugno prossimo. Se stiamo parlando di Non gennaio, no, serve Dorgu non credo che per si riesca a bocciare. fare. No, non credo che si riesca a fare, No, tutto. io Se poi ti si. portavo su Spinazzola per dire non serve Ah, Dorgu poi Spinazzola per per il bocciarlo. momento, però siamo a inizio, fine ottobre, inizia novembre e dicembre. Spinazzola c'ha novembre e dicembre, e poi non lo so, perché potrebbe anche Conte 1
che ci tiene ai suoi giocatori, ai suoi ragazzi, però è pure uno concreto, pragmatico, e se lì vede una lacuna, può darsi che chiede qualche cosa anche lì. Certo, È uno. guarda, è emblematico il caso, poi andiamo su Orsolini, di Politano, perché Politano andò via dall'Inter di Sì, Conte e perché poi ci era ha cambiato ritenuto in idea. quella Poi fase lì, non era ha cambiato giocatore. idea. Poi qui a Napoli ha trovato un Politano diverso, nel senso super Sì. disponibile al sacrificio, alla fatica, a snaturare anche un po', un bel po' il suo ruolo per la Ma guarda, squadra. rifacendosi sempre la telefonata di Pasquale, no? Dice, io non sono d'accordo con i giornalisti, ma giornalisti bisogna mai generalizzare, però per esempio, allora io parlo di me, io dico che l'Inter è favorita, quindi Pasquale critica anche la mia Sì. opinione, quindi parlo della mia, poi gli altri non so che dicono. Io dico che l'Inter è favorita perché penso che sia più opportuno guardare a l'ultimo campionato più che il penultimo, ma so che l'ultimo per il Napoli non vale, però vale per l'Inter, perché quello che ha fatto il Napoli tra lo scudetto e l'anno scorso è difficile che si ripeta. Le squadre possono peggiorare un po', ma l'Inter non ripeterà questa cosa purtroppo che abbiamo fatto noi. E quindi io credo che l'Inter resta competitiva per lo scudetto e per me ancora la favorita. Poi mi auguro che presto il Napoli ci faccia cambiare idea. Però il discorso di cambiare idea nel calcio è una cosa che bisogna anche. Cioè io oggi dico che l'Inter è favorita. Mi auguro fra 2 mesi di poter dire che il Napoli è favorito. Certo, E non certo. significa che sono andato in contraddizione. Perché se uno cambia idea senza fatti nuovi, allora è pazzo. Ma con i fatti nuovi si può cambiare idea nel Chiaro, calcio. naturale. Poi noi ieri su questo concetto ci siamo espressi, su questo argomento che tu hai sottoposto, la comunicazione di Conte. Io non penso Ah, è proprio questo, che sì. ci sia la pretattica o l'intenzione di scappare. Io vedo, e ti ripeto Paolo, dall'inizio, da quando è arrivato. Noto una straordinaria coerenza nel No, ma percorso anche ragione. comunicativo che sta facendo Conte, che non scappa, non si nasconde, dice semplicemente: io le partite le vorrei vincere tutte, ma le devo giocare tutte, quindi vado in campo per vincere. So che per ora è straordinario, perché chi dice che non è straordinario quello che sta facendo il Napoli, non mi fido No, di chi è giusto. dice che è straordinario, e c'è anche il rischio dietro l'angolo. Che insomma puoi prendere una buca, Ma che per puoi forza. rallentare, che puoi inciampare, anche perché insomma non è che diciamola tutta, Paolo, non è che siamo tutti convinti per ora di quello che vediamo No, non abbiamo sul campo, no? mostrato, abbiamo fatto qualcosa di straordinario e sono d'accordo, però penso che siamo tutti quanti d'accordo che non è che abbiamo mostrato Oh, strapotere, questo ti quello volevo dire. strapotere, dice questa squadra è dominante, non la ferma nessuno. Su questo vogliamo una serie di conferme e stanno arrivando le partite che speriamo le diano. Al telefono poi recupero due passaggi, quello su Orsolini e su Ngong, Vabbè, ma molto Orsolini su interessanti. Gong, per me Orsolini è un buon giocatore, però il Napoli lì. Onestamente, dico a Pasquale, Politano va bene, ma comunque c'è Neres, ma lascia perdere che Ngong può darsi che poi vada via prima o poi, che pure è un buon giocatore, ma c'è Neres, quindi Orsolini è un giocatore che a me piace, ma in Non questo è che momento ti lo vedo. sposta, No, eh? prendiamo un altro No. mancino. Al telefono, pronto? Ciao Silvia, buonasera. Ciao Paolo, Francesco da Torre del Ciao Greco. Francesco. Ciao, Francesco. Sono d'accordo nel vostro discorso. Giustamente noi non possiamo ancora dire questa squadra arriverà fino alla fine perché ha vinto tutte le partite che ha giocato, tranne una e una pareggiata, però non abbiamo visto il dominio assoluto, cioè è una squadra che scende in campo, che si mette lì ben messa in campo, ha degli ottimi calciatori, soffre quando sa soffrire e poi riesce a mettere lo zambino vincente. Perché? Perché questo è il DNA del nostro allenatore. Io credo che questa squadra sia completa in tutto. A gennaio però dobbiamo prendere qualcuno in difesa, perché se malauguratamente si fa male qualche difensore, e allora lì le cose cambieranno. O infortunio o squalifica, perché dobbiamo ricordarci chi abbiamo come sostituto, senza offesa, ok? Sì. Di Buongiorno e di Raccamani, è chiaro. Quindi secondo me il tassello principale è prendere un uomo là dietro. Una volta che sarà fatto questo a gennaio, io dico che questa squadra arriverà fino alla fine. Poi Bene. Vigerati, cioè farà seconda, ma quella è la posizione, o prima o seconda, perché non vedo altre squadre competitive. Oddio.
Vabbè, però una cosa la dobbiamo dire proprio anche Ti saluto intanto, cioè, grazie Francesco. Ma grazie ragazzi, buonasera dopo, vi ascolto per te. Una cosa la dobbiamo dire, che ha vinto la Fiorentina 1-0, no? Quindi la Fiorentina sta insieme all'Atalanta a 19, vediamo stasera che cosa fa la Lazio, ma la Fiorentina e l'Atalanta soprattutto erano partite male, e come vedete siamo in una fase talmente iniziale del campionato che basta piazzare con i tre punti, quattro vittorie di fila, come hanno fatto Fiorentina e Atalanta, che stanno lì, stanno terze a un punto, da due punti dall'Inter e a 6 punti da noi, sì, non a 15 punti. Quindi perciò io dico che fuga, campionato già chiuso, anche quando dicono sarà duello tra Napoli e Inter. Speriamo di sì, ma è tutto molto prematuro secondo me. È vero, ti porto prima della pubblicità, mentre continuo ad invitarvi a fare la registrazione sulla pagina YouTube di Canale 8 affinché voi possiate essere aggiornati ed invitati proprio ad entrare nei nostri programmi. La Juventus, ieri il Parma ha avuto una marea di occasioni in ripartenza, sì, per ammazzarla la partita, e ancora una volta la Juventus si è salvata, così come era successo contro l'Inter. Si allunga leggermente la distanza rispetto alla vetta, ma ad esempio a proposito di fuga o duello o sfida a due, ricordi che avevano pure detto le quattro, perché a un certo punto in classifica era Napoli, Inter, Juventus e Milan, sì, e si è detto qua allora queste quattro andranno sicuro in Champions, ma già Milan e Juve già stanno stasera stanno fuori dalla Champions, sì, Milan e Juve, presto, con la classifica di stasera. È presto, concentrati Paolo su questa sfida, guarda qui, miglior difesa contro il miglior attacco, quindi sì, Conte contro Gasperini, ce la giochiamo qui in fase di premessa, subito dopo la pubblicità con un amico che è già in attesa al telefono. Break e ripartiamo. Eccoci qui, rientriamo in diretta, siamo chiamati subito all'ordine da Freddy Adamo, che scrive: testa all'Atalanta perché giocano liberi di mente, non accusano la pressione dell'alta quota, aggiungerei che è una squadra anche rodata dalle vittorie, dalla vittoria internazionale. Ragazzi, quando vinci l'Europa League è una cosa che ti porti, hai le stimmate, cioè sei abituato a giocare a mente libera, ma anche con un'idea di gioco che è quella che Gasperini oramai riesce... la conoscono perfettamente, hanno fatto una cosa secondo me un segnale clamoroso, no? Di quali sono le ambizioni dell'Atalanta. Poi l'amico di prima diceva quello che uno dichiara, ma si vede da altre cose qual è l'ambizione, più dalle dichiarazioni di un allenatore. Per me quando si fa male Scamacca, invece di provare ad arrangiare, vanno a prendere il giorno dopo Retegui. La dimostrazione che vogliono essere competitivi su tutti i fronti, e lo sono, c'è poco da fare, lo sono. Poi hanno alti e bassi, ieri sera hanno avuto fortuna, chiamiamola sempre fortuna, col Monza, sì, perché parlando poi degli episodi arbitrali ieri sera, veramente Nesta è stato un signore, perché si è limitato solamente a chiedere perché l'ha annullato, perché davvero non si capiva perché, il perché. Sì, un gol regolare proprio. Queste sono le parole di Cristiano Giuntoli di ieri sera da Zone. Il Napoli per 8-11 è quello che ha vinto lo scudetto, e aggiunge: loro partono da un altro punto, quindi hanno altre responsabilità e devono avere altri obiettivi rispetto a noi, che abbiamo rigenerato la rosa. Andiamo al telefono, poi come vedi fanno tutti così con le dichiarazioni, tutti. Quindi Pasquale, non ti sarà piaciuta, non ti piace la comunicazione, se non ti piace quella di Conte, ti piace quella di Giudice, forse l'unica che è costretta, non te, Inzaghi, e il Milan dice il nostro progetto è dietro, e quell'altro dice quelli hanno vinto lo scudetto, e quell'altro dice sì, ma voi siete arrivati secondi, ma voi tenete il monte ingaggio più alto, sì, però voi tenete i giocatori che stanno in crescita, cioè ci stanno mille modi per certo, girare la frittata. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buonasera Silver, ciao, buonasera Paolo, sono Ciro da Nocera. Ciao Ciro. Da parecchio non ci sentiamo. Piacere di sentirti di nuovo. Sono stato un po' impegnato, comunque stasera è la prima volta che vedo Canale 8, mi fa piacere perché siete una coppia che scoppia, veramente. Siete bravi, in tutto, anche Paolo, senza di togliere il merito a te Silver, è un grande intenditore, e poi mi piace quando ci attaccano e lui interviene su molti argomenti, che a me mi è sempre piaciuto. Complimenti. Grazie, ragazzi. Grazie Ciro, vai, ora ti ascolto. Volevo dire solo semplicemente una cosa: per fortuna che giochiamo male, io voglio giocare sempre male per vincere, così come abbiamo visto ieri sera, tutte sempre le solite critiche che dicono, ma noi, però ti voglio sottolineare una cosa: se ben ricordi quando ci stava ancora la scelta dell'allenatore, cosa ti dissi un mese prima
che si decideva proprio che veniva Conte, che Conte sarebbe venuto a Napoli. È vero o no? Ti ricordi, Silver? Ciro, guarda, ricordartelo, perché ne ho sentite talmente tante, però, poiché un rapporto di fiducia con te, deve mi fido, deve essere stato sicuramente così. Perché quante volte ho detto delle cose e ho indovinato. Beh, come le partite in Champions che abbiamo fatto, quella Champions spettacolare. Dammi anche un paio di giocate, un paio di numeri, così poi dopo dividiamo. Questo non sono bravo, questo non posso farci niente, però questo ci tenevo a sostenere, a parte questo. Poi quello che volevo dire è semplicemente, perché noi veniamo sempre disprezzati? Ma la trasferta di me con l'Inter, perché noi non ci possiamo andare? Cioè, questo è quello che voglio dire. Divieto ai residenti Napoli, in Campania. Sì. Dove se non fanno la fidelity dell'Inter. Ma non lo so, per la Juve, quale motivo? Noi siamo, siamo un pubblico che ci comportiamo bene, se non veniamo attaccati all'esterno del campo. Perché Inter-Napoli sono stati dei precedenti abbastanza recenti, ti sto dicendo la loro motivazione, il che non giustifica assolutamente questo tipo di provvedimenti, perché non ci azzeccano niente. Semmai controllate bene chi si comporta male, ma chi ha fatto fidelity, test del tifo, tutte le cose che doveva fare, ha diritto a muoversi liberamente, andare negli stadi liberamente. Se no è una presa in giro aver chiesto tutte queste misure ai inutili tifosi, e poi dopo li blocchi lo stesso. Allora a questo punto che l'abbiamo fatta a fare? Infatti questo è quel concetto, però poi tutto sommato, se andiamo avanti così, penso che Conte, però su questo diciamo che è sbagliato, però per non passare per quelli che fanno vittimismo, dobbiamo dire che è sbagliato il criterio, assolutamente sbagliato, però c'è la reciprocità, nel senso che poi se non fanno andare i tifosi del Napoli in certi stadi, quella stessa tifoseria non verrà poi a Napoli nella partita di ritorno, non c'è questa, addirittura questo sarebbe clamoroso, no? Se a noi ci bloccano e poi gli altri vengono. Ma alle altre squadre, come viene vietato a noi, alle altre squadre non viene vietato, come mai sta? No, è vero. Invece questo ti stavo dicendo, c'è la reciprocità nel senso. Tu lo sai che io sono un po' razzista con il nord, quindi no, ma ci sono tante cose che non vanno bene, figurati, l'hai detto tu, non me lo devo dire da solo, io sono il primo a denunciarle e a combatterle, però in questo caso si adotta questo criterio della reciprocità. Ciro, ti saluto. Grazie. Un bocca al lupo di cuore. Grazie per aver chiamato, un piacere. Allora, l'accordo non c'è ancora, ma Jugelli ha apprezzato lo sforzo di De Laurentiis, questo a proposito della trattativa per il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, che ha sgombrato il campo dai dubbi residui, perché il suo rendimento resta alto, a tratti altissimo, in barba al mero discorso della vil pecunia, caro Paolo. Penso che poi, per carità, è brutto usare questa parola, perché le ingiustizie nella vita sono ben altre. È un'ingiustizia, parlando con le regole economiche del calcio, che Kvaratskhelia sia il 20° ingaggio del Napoli, è un'ingiustizia. Uso questa parola che non è forse la più adatta. Non ci sta, diciamo, che chiaramente non è il 20° miglior giocatore del Napoli, e non mi ricordo nella classifica della Serie A che posto è il suo 70°, e chiaramente non è il 70° giocatore della Serie A. Quindi è una cosa che va messa a posto. Poi ci sono una serie di passaggi, come diciamo prima, per metterla a posto, però va messa sicuramente a posto. E l'unica cosa che si può dire, che forse sulla tempistica si è fatto un po' tardi, ecco, questo si può dire. Bene, al telefono ancora possiamo andare, vediamo chi c'è. Pronto? Buonasera ragazzi, Giosuè da Napoli. Ciao Giosuè. Ciao. Hai sentito a Caressa? Io mo l'ho visto sul web. I numeri di Napoli non sono da alta classifica. Stanno facendo il funerale, ogni trasmissione. No, bisogna sapere bene, capire bene, Giosuè, che significa i numeri del Napoli? I numeri comunque te l'ho inviato te l'ho inviato il video, poi te lo vai a vedere e vedi che cosa ha detto. No, perché onestamente tutto si può dire, tutto, uno può tranquillamente oggi dire il Napoli non mi... No, perché ti volevo dire, uno può dire il Napoli, io non lo so che cosa ha detto lui, però dico, la situazione del Napoli è molto chiara. Qualcuno, se vuole criticare il Napoli, può criticare dal punto di vista del gioco, ma i numeri, come si fanno a criticare i numeri?
Quali numeri? Infatti, perciò dico, bisogna capire bene che cosa intendeva, perché i numeri sono numeri, e quindi i numeri sono oggettivi, e 8 vittorie nelle ultime 9 partite. Cosa vuoi dire? Ma in realtà è perché stanno rosicando, ma questo è sempre, fanno il funerale ogni trasmissione che fanno. Vabbè, vediamo. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao Giosuè, grazie per aver chiamato. Allora, vogliamo tornare un po'. Queste sono le parole, intanto alcune delle parole in conferenza stampa di oggi, di Davide Zappacosta. Ha detto: il Napoli sarà una sfida importante e difficile come tutte le altre, dello spirito giusto che serve ad una squadra di vertice, lo ripeto, abituata a vincere, perché l'Atalanta ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League, e non è un'impresa, ragazzi, chiariamoci, è un'impresa di dimensioni enormi, veramente, come vincere lo scudetto a Bergamo, vincere l'Europa League, come no, è qualcosa di eccezionale. Che partita! Proviamo ad intavolare il discorso tattico, tecnico-tattico, di questo Napoli-Atalanta che si giocherà a ora di pranzo domenica. Allora, l'Atalanta non è cambiata, però è cambiato il modo di affrontare l'Atalanta, che, come ricordano bene, diciamo, tutti quelli quando hanno visto nascere il fenomeno del calcio di Gasperini, uomo su uomo. Io faccio sempre questo esempio per ricordare che il Napoli di Sarri dominava in termini di palleggio, di impadronizzi della partita, 36 partite all'anno, tranne due, le due con l'Atalanta, le soffriva maledettamente. Sì. Perché? Perché l'uomo su uomo di Gasperini era l'unico a farlo. Adesso invece lo fanno tutti, quindi tutte le squadre, Napoli pure lo fa, tutte le squadre sono più abituate a giocare contro l'Atalanta, quindi questo è il primo passaggio del mio giudizio sull'Atalanta. Oggi l'Atalanta non ti sorprende più con un calcio che facevano solo loro, però, quindi se questa è una diminuzione per l'Atalanta, poi c'è invece un plus importante, che sono diventati più forti, cioè hanno una squadra nettamente più forte, considerando anche le alternative, e hanno tanti anni di lavoro fatto insieme. Poi l'Atalanta, ragazzi, è una squadra che, per come gioca, c'ha sempre una vulnerabilità difensiva. Se tu hai la capacità di palla avanti, palla dietro, terzo uomo nello spazio, l'Atalanta lì la soffre. Tanto è vero che i suoi gol li prende. Sì, li prende. Però se ti fai pressare e non hai la qualità nell'uscita, allora ti soffoca. Al telefono, pronto? Sì. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Ciao, grazie. Ciao. E poi c'ho due dei giornalisti campani miei preferiti, Silver e Paolo Del Genio. Grazie. Ramon, grazie. Sì. Vediamo se il Delgi ricopre, si figurati, senz'altro, un capolavoro western. Ramon. Esatto, il mio soprannome. Ramon è il mio soprannome. Proviene proprio da questo film. A Jean-Marie Volonté. Al cuore, Ramon. Esattamente. Allora, volevo fare una domanda, un paio di domande a Paolo. Vai. E una considerazione. Allora, parto dalla considerazione. Con i nuovi acquisti, 9 partite, 25 punti, fanno la media di 2.77. Sì. Chiaramente si avrà il calo, è fisiologico, anche se non giochi le coppe lo avrai. Questa squadra potrà mai scendere al di sotto dei 2 punti a partita come media? Non lo so, mo questa domanda come faccio a risponderti, Ramon? I punti si devono fare, per fare i punti si devono fare i gol, per fare i punti non si devono prendere i gol. Poi ti volevo fare un'altra domanda. Questo? Mi piace, sì, vabbè Paolo, ma io condivido tutto, ti seguo da... No, dico io, con me questo discorso, io sono più realista del re quando parlo di calcio, perché il calcio poi ci sorprende sempre, no? Io quando il Napoli teneva 20 punti di vantaggio, dicevo, dobbiamo fare ancora dei gol e dobbiamo fare ancora delle dobbiamo cercare di prenderne ancora meno, perché quando a 14 giornate alla fine abbiamo vinto lo scudetto. No, se non segniamo più e ci passa nella testa che abbiamo vinto lo scudetto, ci vengono a recuperare pure i 15 punti di vantaggio. Quindi figurati uno che la pensa così, oggi che non mi sbilancio proprio niente. Si stacca la spina, certo. Paolo, poi ti volevo fare un'altra domanda. Se Conte giocherà con il doppio play, quindi anche con Gilmour e Lobotka, chi sarà il sacrificato nello schema, secondo te? Ma diciamo come caratteristiche più Anghissà che McTominay, perché poi se giochi due
e fai, cioè, se completi il triangolo con un vertice alto lo fa meglio McTominay, no? Certo, certo. Senti, un'ultima domanda a te, una a Silver. Vai. Secondo te, Raspadori con Lukaku non è come Raspadori come seconda punta vicino a Lukaku, non è la morte sua? Sì. E poi a Silver, sì. Silver, che bicicletta c'hai? Vabbè, non è pubblicità, è una Giant, però mi accontento di qualsiasi arnese che abbia i pedali. Bravissimo, complimenti, io ti seguo anche su questo aspetto, Silve. Ti ringrazio molto, siamo appassionati, grazie Ramon, un abbraccio. Paolo, ciao, ti risponde su Raspa, sì, con sì. Lukaku, grazie, ma velocissimo. Ciao, ciao Ramon. Velocissimo, perché sì, però secondo me più in un, per come vede il calcio, dobbiamo ragionare con la testa di Conte, noi che ragioniamo con la nostra, con la testa di Conte sarebbe possibile se Napoli giocasse 3-5-2-1-1, allora Raspadori e Lukaku davanti. Per come giochiamo adesso, che è un 4-2-3-1 e quindi McTominay, Raspadori, l'ha detto stesso lui che Raspadori può giocare lì, però poi nel non possesso gli chiede di andare a fare il mediano, la mezzala vicino allo bot che chissà, e quindi non è proprio il ruolo di Raspadori. Sai Paolo che la vedo, cioè vedo una stagione complicata, veramente sacrificata per Raspadori. Una stagione o altri due mesi. Ah, dici? Secondo me si può diventare un argomento. Se continua così, sì. Se continua così sarà stesso lui probabilmente. Guarda, io lo osservo molto, sai, e mi colpisce. Non mi nascondo, ti dico, io sono un grandissimo estimatore di Raspadori. No, poi è un ragazzo eccezionale. Ragazzo di una professionalità incredibile. Mai un gesto o un atteggiamento fuori posto. Bravissimo. Ad esempio, tu hai spiegato benissimo cosa è successo nella partita di San Siro. La partita di San Siro tutti possono entrare tranne lui. Era complicato. E infatti è rimasto fuori ed è stato il primo ad andare sotto la curva a esultare e raccogliere gli applausi. Però ritengo che sia un gran peccato. Allora ragazzi, Raspadori dice, ma non è rimasto nell'anno, pur non essendo titolare, nell'anno dello scudetto. È rimasto, ha fatto qualche gol, ma non ci dimentichiamo che Napoli è arrivato ai quarti di Champions. Quindi c'era il doppio impegno con grosso merito suo, anche merito che con l'Ajax fece una grande partita, cioè, quindi c'erano più opzioni. Quest'anno con solamente il campionato, ma poi tra l'altro all'epoca c'erano meno giocatori. Quest'anno ci stanno pure Ngonge, c'è pure Neres, c'è McTominay, c'è Folorusha addirittura che può giocare lì. Dura, complicato. Molto dura. Allora, un po' di messaggi, poi torno al telefono. Domenica contro l'Atalanta vorrei vedere di nuovo un gol di Kvaratskhelia come 2 anni fa. Davide ricorda le due più belle prodezze di Kvaratskhelia in Italia, il gol a Sassuolo e il gol a Bergamo contro l'Atalanta. Tra l'altro noi abbiamo detto che, non so se l'abbiamo detta o ce l'ha detta un telespettatore, questo non me lo ricordo, però è uscita nella nostra trasmissione che con Colombo arbitro lui aveva fatto questi due gol, sì. E con Colombo arbitro ha fatto un gol non a livello di quelli, ma molto bello anche questo. Vedi che poi le tradizioni e con Colombo il Milan ha sempre perso. Sì. Va bene. Salvatore Ranieri scrive: l'Atalanta fortissima ma prende una marea di gol. Di solito tra miglior difesa e miglior attacco vince la difesa, poi comunque dopo 2 giorni l'Atalanta alla Champions. Dopo 3 ovviamente, non si mettono mai le partite a 2 giorni di distanza, quindi adesso devo dire la verità, vado a vedere dopo con chi deve giocare l'Atalanta, ma sicuro gioca mercoledì, perché altrimenti non si sarebbe giocata di sabato. Però sai, posso andare a vedere pure a volo. Il turno infrasettimanale è così. Voglio salutare il mio amico Maurizio Zaccone che ci sta seguendo, ottimo osservatore, ottima penna, anche se ormai Delgi non si dice più penna, si dice tastiera. Ottima tastiera. Ciao Mauri, un abbraccio. Stoccarda Atalanta mercoledì. Stoccarda, quelli che hanno dato battuto dominato come con si la dice Juventus. Quella solenne bastonatura la solenne bastonatura, non siamo in grado di sopportarla. Miseria e nobiltà abbiamo. Miseria e nobiltà. Va bene, al telefono, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Salve, buonasera, sono Peppe da Napoli. Ciao Peppe, salve. Ben trovato. Buonasera, vi voglio fare un attimo 3 domande e vi lascio lì. Una, vedo questo primo posto sulle varie reti nazionali, un lutto cittadino, perché forse non si aspettavano che Napoli stava al primo posto e dicevano che avevamo un calendario molto favorevole.
visto che abbiamo un cambio, abbiamo avuto fino a domenica scorsa, fino a martedì, un calendario molto favorevole, vorrei sapere in Napoli chi sarebbero queste squadre difficili ad affrontare. La seconda cosa è da fare i complimenti a De Laurentiis, che ha capito che doveva fare qualche passettino indietro e mettere in società persone come te, competenti, come Manna che viene dalla Juve e Orealli che viene sempre poco menzionato, ma Lele Orealli nel Napoli fa un super lavoro. Assolutamente. E la terza domanda ed ultima, l'anno scorso ci stavamo strappando i capelli da testa, non tutti, con l'addio di Giuntoli. Va alla Juve, rimane fermo e cose varie. Giuntoli è andato a Torino, stiamo vedendo che sta combinando. Vuol dire che Giuntoli era all'area di mare o anche la competenza di De Laurentiis più la competenza di Micheli che è rimasta a Napoli? Il discorso che facciamo, che affrontiamo, comunque. Ti ringrazio molto, Peppe, per aver chiamato. Temi interessanti. Beh, un abbraccio, ciao. Ciao. Cominci dal fatto, dalle aspettative, dalle squadre. Ah, vabbè. Questo, ragazzi, abbiamo detto più volte. Abbiamo detto. De Laurentiis. De Laurentiis che si, no, si De Laurentiis è infilato, però... lo vedo più come Annalisa. La cantante, un passo, perché l'ha detto un passo indietro. Io penso che fa un passo avanti e uno indietro, come dice la canzone di Annalisa. No? Lo vedo un po' come Annalisa, che proprio solo passi indietro De Laurentiis non ce la fa. Mai. Quindi ogni tanto ne fa un indietro e un avanti. Comunque, scherzi a parte, apprezziamo che abbia lasciato fare, abbia seguito, non lasciato fare, abbia seguito le indicazioni di Conte. Sì, Paolo, ti faccio era domanda. Una condizione. Cosa devi fare? Se vai su Conte, sai sì, che quello sì. È la, anche perché. Sapevamo che sapevamo senza conoscerlo. No, ci siamo messi d'accordo prima di firmare. Prima, però avevamo la percezione, c'era stato raccontato che Conte fosse così. Ora che lo stiamo conoscendo e lo stiamo apprezzando, è proprio così così, nel senso che no, è così. Patti chiari, amicizia lunga. Dove lui però gli ha presentati i paletti, lui non è che sì, li sì. Ha voluti proprio abbattere totalmente. Perché lui lo sa e lo dice che sull'ingaggio, sul costo dei cartellini non è che si possono fare le follie, però si devono trovare. Conte è una persona intelligente, chiederà quello che può chiedere. Però guarda, ti ricordi quando Ancelotti a Di Maro ci raccontava, ci diceva proprio: sì, ragazzi, io vengo dai club più importanti, sì, ma ho sposato la filosofia del Napoli, so qual è la filosofia del Napoli. Poi cos'è che spariglia tra i due? La differenza proprio. Dell'uomo Ancelotti, allenatore Ancelotti, uomo e allenatore Conte, perché Ancelotti ha avuto una gestione molto di fiducia del gruppo. Conte è proprio leader. Paolo, io contro il Milan ho visto proprio una squadra telecomandata. Hai avuto sì, questa impressione? Sì, più sì, ancora che con il Lecce, con il Como. Lì la palla non fa un metro, il calciatore. Lui chiama le tutto. Marcature, chiama tutto, dove devono scivolare, dove devono salire. Ma... Sì, lui fa proprio una. Rivisita tutto quello che ha detto durante la preparazione della partita, mentre si gioca la partita. Ancelotti era più. No, è una categoria di allenatore che parla molto durante la partita e ci sono quelli che parlano poco. Lui è uno molto coinvolto nella partita. Devo dire che da questo punto di vista è bravissimo. Poi è una persona intelligente, quindi lui non chiederà mai cose fuori dalla portata del Napoli. Quindi su questo io devo dire che non ho mai avuto tutte queste preoccupazioni che invece erano molto diffuse. De Laurentiis e Conte dureranno un mese. Io non ho mai avuto questa preoccupazione perché secondo me hanno fatto il patto chiaro, quindi prevedo l'amicizia lunga. Poi patti chiari e amicizia lunga nel calcio devono essere sostenuti dai risultati, se no tutto diventa. Dopo la pubblicità risponderemo alla domanda molto interessante, più considerazione che domanda di Peppe a proposito di Giuntoli, che resta un dirigente molto bravo, certo. Scafato, che conosce una marea di calciatori, e poi Micheli Mantovani, che sono stati i suoi più stretti collaboratori, anche perché c'è un dato che veramente spariglia rispetto al Napoli dello scorso anno, ma ne parliamo dopo la pubblicità. E allora, Giuntoli, nessun dubbio, Paolo, sulla bontà, sulle competenze di Cristiano Giuntoli. Dicevo, cos'è che spariglia rispetto allo scorso anno? La bocciatura in toto del mercato dello scorso anno, che non ha fatto Cristiano Giuntoli. E nemmeno... Mantovani. Ma no, il direttore dell'anno scorso.
Pensa neanche il nome. No, purtroppo devo ammettere che abbiamo in difficoltà. Se lo ricordiamo tra un attimo. Tra un attimo mi hai preso talmente in conto. No, ma l'ho detto sapendo di non ricordarmelo, però invece ho trovato pure te. Incredibile. Bravo uomo, bravo, sì. Scrivetecelo, grazie. Ragazzi, vabbè. Meluso. Dai. Non me l'hanno scritto, mi è ritornato. Ci perdonerà. Però no, il mercato bocciato, cioè l'anno dopo lo scudetto... No, anzi, avevo detto una cosa positiva per lui, che lui non c'entrava niente col disastro dell'anno scorso. Assolutamente. Quindi dopo l'esaltazione per quel mercato che nessuno si aspetta, perché vai a sostituire Mertens, Insigne, tutti quelli che parlano, Koulibaly, e lo fai con Kim, con Kvaratskhelia, con i nuovi arrivati, cui sì... vuoi aspettare, ma dici dove vai con questi qui e vinci lo scudetto. Lo scorso anno hanno sfidato la sorte una seconda volta. Lo scorso anno, al di là degli acquisti che poi sono rivelati non utili, c'è stato poi il clamoroso calo di rendimento di quelli lì che adesso sono ritornati a fornire un buon rendimento, quindi evidentemente c'era tutto che non funzionava, dalla società a tutte le scelte. Però bisogna dire, ragazzi, che pure gli allenatori hanno fatto molto male, tutti e tre, mi dispiace. Poi non è che ci mettiamo a parlare caso per Calzona, più di Mazzarri, più di Garcia. L'origine, chiaramente, anche se quello che ha fatto più punti di tutti, secondo me l'origine è proprio il problema di tutto, è Garcia. Non nessun dubbio, la penso come te, dal primo minuto è quello che ha... tagliato il cordone ombelicale con il Napoli dello scudetto. Sac. Sì, ha preso veramente una situazione la peggio non si poteva gestire. Poi ripeto, visto che noi qua non è che siamo solamente a guardare i numeri, perché sicuramente qualcuno può dire però eravamo quarti, lui era quarto e gli altri hanno peggiorato. Sì, è vero, però lui ha proprio imboccato la strada sbagliata e gli altri possiamo dire che non hanno avuto la capacità di ribaltare. Questo sì, questo sicuramente. Al telefono, pronto? Pronto? Niente, c'è una domanda da recuperare. A proposito di Billy Gilmour a San Siro, se c'è Gilmour e una regia rock, è inevitabile che si giochi anche sull'omonimia di un grandissimo chitarrista, di un grande musicista, ma... No, ma si gioca solo su quello, perché poi regia rock vorrei capire che significa. Calcisticamente... No, solo su quello. Per fare la così. Vedo una somiglianza... Vabbè, ecco, un mix tra Salvio Passante... il nostro amico e Balzaretti, guarda un po', potrebbe essere Gilmour. A parte gli scherzi, in mezzo al campo tu vedi una coppia dal primo minuto Lobotka-Gilmour o è soluzione improbabile? Io la vedo, però mi difficile. Rendo conto che in questo momento la vedo molto bene, non è che la vedo bene, la vedo molto bene, però in questo momento non lo farei sinceramente, perché sta funzionando bene con questo tipo di situazione, anche perché poi se uno dei due, perché poi alla fine, ragazzi, quando si dice il doppio play, no, si dice una cavolata, Silver, se ci pensi, perché li puoi fare giocare insieme, è d'accordo, però quando vedete due giocatori in orizzontale, due in orizzontale, no. C'è sempre uno che uno sta solo, che, pure che si gioca a due, non è che se si gioca a tre, chiaro, c'è il play, ma se si gioca a due, c'è sempre uno che si abbassa e uno che gli va in verticale, o se sono leggermente in diagonale. Quindi chi dei due, come quando hanno giocato insieme, è toccato a Gilmour, si deve un pochettino adeguare al compagno, peggiora il suo livello di prestazione. Però insieme sono bravi tutti e due. Però Gilmour non può essere più... Se i palloni... Il pallone è uno, Se lo tiene Lobotka 70 volte, non lo può tenere 70 volte pure Gilmour. È naturale. Al telefono, pronto? Ciao Silver, Luca, buonasera, saluto anche Paolo. Caro Luca, ciao. Allora, io l'anno scorso noi speravamo che in un momento in cui il Napoli è arrivato decimo arrivasse un allenatore che sembrava il migliore, come diciamo si è dimostrato che Antonio Conte, anche se noi preferivamo Italiano o Pioli, però adesso siamo contenti che è arrivato Conte, pensiamo che noi chi? Noi vabbè, maiestatis. Provare maiestatis. Però con Paolo pensavamo che, diciamo, Paolo soprattutto diceva che Conte sarebbe stato l'allenatore migliore per quelle che erano per questo momento storico. Bravo, esatto, io mi ricordo. Voi lo sapete Paolo, che ho una preferenza, uno sfizio mio sarebbe quello di vedere De Zerbi sulla panchina del Napoli, e non rinnego questa mia idea. Però in questo momento secondo me era Conte quello giusto.
Infatti noi dicevamo che ci sarebbe piaciuto, diciamo, Italiano, che è molto vicino al gioco di De Zerbi come Pozzettini, però in questo momento storico tu dicevi giustamente che Conte sarebbe stato il miglior allenatore, si è dimostrato tale ed è secondo me il valore aggiunto nella Serie A, ha dimostrato anche con l'allenatore del Milan, perché il Milan ha una rosa forte eppure l'abbiamo messi sotto, e penso che anche con l'Atalanta e le altre squadre, perché abbiamo dimostrato praticamente grande compattezza e grande, diciamo, conoscenza calcistica da parte di questo allenatore. E io penso che con degli innesti, diciamo, tipo anche Gutierrez del Girona al posto di Dorgu a sinistra, con un difensore tipo Biol o Luis Felipe, diciamo, che ha rescisso con la squadra araba, oppure diciamo Luis con Felipe. Un altro oppure con De Vrij, un altro, diciamo, difensore, con un attaccante tipo Bonny a posto di Raspadori, noi possiamo tranquillamente puntare, non voglio dire la parola, però noi, diciamo, siamo inferiori, come ha detto Paolo, solo all'Inter, però perché, diciamo, l'Inter è una rosa, diciamo, composta da calciatori che hanno un valore diciamo esponenziale superiore a quello del Napoli. E niente, io l'unica cosa, cercherei di rinnovare Kvaratskhelia, però a un prezzo ragionevole, perché poi, diciamo, neanche va bene che gli agenti sparano prezzi così alti, anche perché lui non passa la fase difensiva come la Napolitano, e io su questo praticamente ho dei dubbi. Grazie, forza. Ciao Luca. No, dico, tu con la pena giustamente prendi per ricordare le domande, però con Luca è impossibile, perché mollato, sono, un certo no, perché sono 8 argomenti a seconde e diventa difficile. Quale vogliamo rispondere? No, tutte quelle, mi sono perso ad un certo punto, perché poi ha riportato anche De Vrij, vai. De Vrij. Mi prendo De Vrij, perché De Vrij sta circolando, però ragazzi, vi dico una cosa, De Vrij, se non vado errato, errato, non come disse un nostro amico, se non vado errando, spettacolare. Ma se non vado errato, De Vrij disse scade nel a fine anno, quindi a gennaio, uno che sta facendo pure il titolare dell'Inter, quando... poi te lo devono regalare, mo quando fra 4 mesi, quindi non lo so se è un pensiero del Napoli, ma potrebbe essere, la vedo difficile, perché guadagna 4,2 milioni, va a scadenza, vuole guadagnare di più per fare l'ultimo colpo della... quindi io De Vrij non ci penserei tanto, escono le voci e girano le voci, però ragazzi, qui stiamo parlando stiamo parlando di gennaio, certo. De Vrij gennaio non viene a Napoli. Escono le voci, girano le voci, e Luca fa la sua rassegna stampa, prende un po' qui, un po' lì, e poi è bello anche questo, nella nostra interazione lo propone qui in Linea Calcio. Roma in vantaggio, Ferdinando Pascale scrive: il Napoli ha preso Danilo dalla Juve, ricordatevi questa notizia, Nando da Pagani, Danilo dalla Juve. È il momento di massimo splendore della carriera di Danilo. Non lo so. Mauro Pannella, la butto lì, Lobo e Billy assieme per creare superiorità agli attaccanti, per gli avversari non sanno chi marcare, presupponendo che preparino una gabbia per bloccare il nostro play. Ma ragazzi, l'unica gabbia si può usare come parola, però era assente contro il Napoli. Gabbia, per me gabbia è il difensore del Milan. Invece quando sento parlare di gabbia per parlare di un atteggiamento tattico, sento parlare di una cosa che mi sembra anacronistica, sinceramente, perché vorrei capire a quelli che usano ancora questo termine: questa squadra farà la gabbia su uno, ma io se non le fanno gli allenatori le gabbie, perché se ne stiamo raccontando che oramai si gioca con i riferimenti uomo su uomo, no? Se io faccio la gabbia di quanti uomini è composto? Almeno tre. Se io faccio tre, faccio la gabbia su uno, tre, ma io ti ringrazio che mi hai fatto la gabbia, perché ne tengo due liberi, quindi non si, sta gabbia non esiste più, è una fantasia, è una parola usata a sproposito. Giovanni, e siamo in chiusura, vorrei un vostro parere, che ti daremo magari lunedì, su Conte e Kvaratskhelia, se Kvara è un giocatore di Conte oppure no, visto come lo utilizza meno sull'esterno e più al centro, con risultati meno soddisfacenti da parte del giocatore. Ma essendo un grande giocatore, è un giocatore che piace a Conte, tant'è vero che si è quasi incatenato per tenerlo e l'hai riuscito a tenere. Dopodiché è Kvaratskhelia che a questo punto deve diventare ancora più adatto a quello che gli chiede Conte, ma lo sta facendo. Grazie Paolo. Ciao Silver. A voi per averci seguito. Domani, auguri a tutti per domani, auguri naturalmente, e poi ci vedremo lunedì, riprendendo la nostra tradizionale programmazione. Buon proseguimento di serata.